vitalizi ai politici erano stati aboliti. Non è vero, perché quando hanno approvato l'ultima, si sente malissimo? Quando hanno approvato l'ultima riforma del sistema pensionistico italiano, la riforma Fornero, l'hanno approvata in aula e ha danneggiato le pensioni di molti italiani. Subito dopo sono saliti dentro l'ufficio di presidenza, si sono chiusi in una stanza, senza giornalisti, senza il controllo dell'opinione pubblica, e hanno modificato il regolamento che disciplina il sistema pensionistico dei parlamentari. E si sono detti che quella riforma a loro non si applicava. Hanno deciso che il parlamentare, dopo solo 4 anni e 6 mesi di legislatura, maturasse il diritto alla pensione a 65 anni. Ora noi vogliamo rientrare in quella stanza e abolire quel privilegio che abbiamo definito un privilegio medievale. Vogliamo che con lo stesso metodo, senza passare dall'aula parlamentare, come avevano fatto i partiti, andiamo in aula, in ufficio di presidenza, votiamo una semplice delibera, basta che alzino la mano meno di 20 persone e possiamo in 5 minuti abolire un privilegio. Anzi, possiamo impedire che a settembre di quest'anno maturi un nuovo vitalizio per i politici. Non chiediamo una punizione, non cerchiamo di punire il parlamentare, chiediamo equità, cioè vogliamo che il parlamentare sia una persona normale e vada in pensione come tutti i cittadini italiani. Forse se riusciamo a normalizzare il parlamentare, riusciremo anche a normalizzare il paese. Adesso do la parola al presidente Caso. Grazie a tutti innanzitutto per essere qui. Noi oggi stiamo innanzitutto dando un esempio. Come ha detto Riccardo, noi, qui non è l'intento di punire qualcuno, assolutamente no. Abbiamo visto tanto in questi anni, da quando siamo qui dentro, la lontananza che c'è tra i politici e i cittadini che sono al di fuori di questo palazzo. Noi oggi vogliamo un po' avvicinarli, questi politici, con i cittadini normali, e in particolar modo con i pensionati. Lo stiamo facendo con questa, appunto, delibera da presentare sia negli uffici di presidenza di Camera e di Senato, e lo facciamo innanzitutto anche per noi stessi. Questa è la cosa che riteniamo fondamentale, riteniamo di dover dare l'esempio prima di tutto sulla nostra pelle. Anche noi applicheremo a noi stessi la riforma Fornero, appunto, anche per i parlamentari, ma appunto per noi stessi, proprio per poter dare l'esempio, per far vedere che un politico deve essere uguale a un qualsiasi cittadino. Quindi vi ringraziamo ancora per essere qui e passo la parola a Luigi. Grazie a tutti di essere qui. Noi abbiamo convocato questa conferenza stampa perché ci sono delle cose che stanno accadendo in queste ore che non ci piacciono assolutamente. Ieri la Presidente Boldrini ha dato la disponibilità a far discutere la delibera per eliminare questi vitalizi mascherati già dalla settimana prossima. Nel giro di poche ore abbiamo visto il PD che cominciava ad accampare scuse, Boeri che cambiava idea e una serie di parlamentari dell'ufficio di presidenza che stanno facendo trapelare che probabilmente questa delibera sarà sabotata da un parere in ufficio di presidenza. Noi non abbiamo nessuna intenzione di stare a guardare i partiti mentre provano a fermare per l'ennesima volta una delibera che elimina un privilegio dei parlamentari, perché in questo paese, il TG2 oggi non sta in piedi, in questo paese abbiamo avuto più volte e troppe volte occasioni per eliminare delle schifezze che c'erano in questo palazzo e poi quando arrivavamo al punto in cui si potevano eliminare venivano fermate da qualche azzeccagarbugli. Noi non staremo a guardare a questa cosa. Le pensioni scattano il 15 di settembre, lo sappiamo tutti. 4 anni e 6 mesi per maturare una pensione, quando lì fuori servono anche 42 anni per andare in pensione, 42 anni di lavoro. Allora noi oggi, prima di tutto, lanciamo un conto alla rovescia, che tra poco attiveremo con quel pulsante che è lì, da qui al 15 settembre.
Ma se il 15 settembre quel conto alla rovescia che attiviamo oggi dovesse essere scaduto e qui non hanno ancora abolito le pensioni dei parlamentari, state certi che convocheremo il popolo italiano sotto al Parlamento. Non staremo a guardare questi signori mentre fanno melina su nuove elezioni e aspettano la pensione a settembre. E al presidente dell'INPS, che prima dice sono d'accordo con la proposta del Movimento 5 Stelle e poi cambia idea, dico che bisogna avere anche il coraggio ogni tanto di andare contro chi li ha nominati a capo di questi enti. Bisogna avere il coraggio di sostenere le buone idee in questo Paese, perché la nostra non solo è una buona idea, ma aggira il sabotaggio dell'eliminazione dei vitalizi che in tutti questi anni è stato fatto, perché Richetti non dovrebbe chiedere a noi di votare la sua proposta, voi giornalisti dovreste chiedere a Richetti perché non vuole votare la sua di proposta. E io vi chiedo un po' di onestà intellettuale, perché non posso leggere sui giornali oggi che c'è una rincorsa tra PD e Movimento 5 Stelle sulla storia dei vitalizi, perché è una balla, non c'è nessuna rincorsa. C'è il PD che non vuole eliminare le pensioni dei parlamentari e noi che vogliamo eliminarle. Ed è questo che stiamo cercando di fare, aggirando la procedura parlamentare e portando una delibera in ufficio di presidenza, e quella delibera deve essere votata a maggioranza. Quindi stiamo parlando di poco più di 10 parlamentari che hanno in mano il potere di poter far saltare le delibere, di poter approvare la delibera e far saltare le pensioni dei parlamentari, o di far saltare la delibera. E poi chiediamo anche, qui c'è Laura Bottici, Michela Montevecchi che ieri hanno incontrato il presidente Grasso, noi ci aspettiamo che anche il Senato la settimana prossima inizi a discutere la stessa delibera, perché è una barzelletta che la Camera dei Deputati la settimana prossima discute la delibera per far saltare le pensioni e allo stesso tempo il Senato della Repubblica aspetta. Che cosa vogliamo dire? Che potrebbe essere che i deputati non hanno più la pensione dopo 4 anni e 6 mesi e i senatori sì. Questa sarebbe l'ennesima barzelletta all'italiana, quindi ci aspettiamo dal presidente Grasso una presa di posizione nelle prossime ore. Nei prossimi mesi, se questa delibera dovesse essere sabotata e se dovesse saltare la votazione, lo dico a tutti gli altri partiti, state certi che noi ci dedicheremo anima e corpo a far saltare queste ingiustizie. Quando qualcuno dice dobbiamo fare un discorso più complesso, dobbiamo riorganizzare tutta la materia dei vitalizi, è vero. Dobbiamo riorganizzare la materia dei vitalizi, dimezzare lo stipendio ai parlamentari, far saltare l'assicurazione dalle punture d'insetto, ma la maggioranza dei parlamentari che c'è in Parlamento oggi non lo può fare, perché la maggioranza dei parlamentari che è in Parlamento oggi si avvantaggia da questi privilegi, quindi lo faremo noi quando andremo al governo. Adesso il nostro unico obiettivo è almeno far saltare questa ingiustizia, perché il 15 settembre due sono le cose: o i parlamentari rinunciano a questa pensione privilegiata, a questo vitalizio mascherato, o sarà l'Armageddon dei partiti e lo verranno a celebrare centinaia di migliaia di cittadini sotto al Parlamento. Statene certi. Quindi io adesso chiederei a tutti i parlamentari, ci mettiamo qui a destra e attiviamo il conto alla rovescia. Sì, con calma.
Domande? Se ci sono domande poi dobbiamo tornare in aula, quindi... che ogni volta che si prova qui ad abolire qualcosa che riguarda i parlamentari si mette in piedi una scusa. La scusa è sempre la stessa, fare un discorso più ampio, più complesso per poi non approdare mai a nulla. È sempre il solito modo di reagire. Noi in questi anni, addirittura nella riforma costituzionale, abbiamo provato a far saltare i vitalizi degli ex parlamentari. Come siamo riusciti a far saltare invece i rimborsi spese di viaggio agli ex parlamentari? Quindi quando abbiamo in questi anni combattuto questa roba qua, loro ce l'hanno bocciata. Adesso l'unica cosa che vogliamo fare è almeno stabilire un minimo di giustizia sociale nel fatto che questi signori non maturino una pensione a 65 anni dopo soli 4 anni e 6 mesi in Parlamento, perché con questa norma tu puoi stare 4 anni e 6 mesi in Parlamento, non lavorare per il resto della tua vita e a 65 anni hai una pensione dignitosa, e questo non è assolutamente accettabile. Quindi quelle scuse del Partito Democratico, che devo dire non da tutti, però da alcuni media vengono utilizzate addirittura per dire che noi e il Partito Democratico vogliamo abolire i vitalizi, quando la legge Richetti è stata associata alla legge Nuti anni fa e sono state bloccate in Parlamento dal partito di Richetti, io credo che questo sia assolutamente ingiusto. Quindi è una scusa per non rinunciare alla pensione. Quando i renziani dicono votate qualche altra cosa è perché hanno paura di venire in ufficio di presidenza a far saltare la pensione. Guardi, in questi anni io ho visto tantissimi esponenti politici fare proposte sugli stipendi dei parlamentari, ma gli unici che fino ad ora, senza una legge, si sono tagliati lo stipendio siamo stati noi. Gli altri lanciano grandi proposte, aboliamo gli stipendi dei parlamentari, dimezziamoli, facciamoli il doppio, però poi alla fine se li tengono tutti quanti questi stipendi. Quindi quelle sono delle boutade che finché io non vedo un esempio, sono semplicemente dei modi per lanciare degli slogan. Qui, in questa sala, ci sono parlamentari che tagliandosi gli stipendi hanno messo insieme 20 milioni di euro di restituzioni. Quando un altro partito, un'altra forza politica faranno lo stesso, allora possiamo parlare. Prego. Ma votereste la legge per abolire gli stipendi? Non ho capito. Votereste a favore della legge, di una proposta di legge per abolire gli stipendi? La nostra proposta di legge, abbassati che sennò si arrabbiano loro, la nostra proposta di legge è la legge Lombardi, dimezziamo gli stipendi ai parlamentari, tutti i rimborsi vanno rendicontati, nessun stipendio aggiuntivo, nessun doppio stipendio e rimborsi elettorali. Non mi risultano che ci siano leggi depositate come quella che propone Emiliano. Prego. Sì, il caso Consip è semplice. L'imprenditore che è stato arrestato stamattina finanzia la fondazione di Matteo Renzi e noi dovremmo chiedere a Matteo Renzi di rendicontarci tutte le entrate della sua fondazione, perché i soldi di uno arrestato per corruzione sono nella fondazione di Matteo Renzi, con cui lui oggi sta facendo il giro per la campagna elettorale delle primarie del PD. Questa connessione io non l'ho letta da nessuna parte stamattina, in nessun TG, in nessuna apertura, ma è la vera cosa inquietante, che magari non ha risvolti penali, ma ha risvolti politici non da poco, visto che poi in questa inchiesta sono coinvolti anche suo padre e il suo braccio destro.
Quindi la cosa veramente inquietante è che oggi quello che hanno arrestato per corruzione è coinvolto nella stessa inchiesta col padre, il braccio destro dell'ex premier, e l'ex premier ha una fondazione in cui entrano i soldi di quello arrestato per corruzione. Ad oggi è irrinunciabile, se poi vogliono attivare la procedura per renderla rinunciabile, bene, ma ad oggi noi stiamo facendo una delibera per abolire questa pensione, perché è l'unica strada per non permettere ai parlamentari di maturarla a 4 anni e 6 mesi. Ci siamo informati anche su questo e chi utilizza questo argomento non conosce le regole della Camera dei Deputati. Non ancora, ovviamente, guardi, le dico senza alcun doppio fine. Ieri la Presidente è stata molto disponibile, quindi apprezziamo questa disponibilità. Ci aspettiamo la convocazione il prima possibile nelle prossime ore o nei prossimi giorni e speriamo che tra martedì e mercoledì sia convocato l'Ufficio di Presidenza della Camera. Consiglio anche alla Presidenza, alla Presidente, di sentire il Presidente del Senato in modo tale che possiamo fare. La procedura è molto simile, anche se noi quella cosa non l'abbiamo mai condivisa, a come si è votata la delibera per la sospensione dei vitalizi ai condannati. Quella era una farsa, ovviamente, non le voglio paragonare, ma noi come uffici di presidenza di Camera e Senato votammo insieme la stessa delibera che sospendeva quei vitalizi. Noi andiamo in aula, grazie mille. Perfetto.